Allora, con Gianluca Petrozelli, Mister Freedom FC, arrivederci, la vostra maglietta celebrativa. Dopo la Coppa Italia Piemontese è arrivata anche la promozione in questa Serie C nazionale. Dopo una finale tirata con l'Area Calcio Alba Roero, insomma, qual è la soddisfazione di questa sera? La soddisfazione è tanta. Dopo 9 mesi, 10 mesi di lavoro, credo che poi la partita di stasera, i ragazzi hanno fatto una grande partita, perché comunque è vero che il risultato è solo di 1-0, ma credo che abbiamo creato almeno 7-8 altre occasioni da rete, quindi penso che Triolo non abbia mai preso un tiro in porta. Però le finali, l'ho detto prima della gara, sono partite particolari, sono partite strane che si giocano sull'episodio. Stasera è andata bene a noi, però devo dire che nell'arco dei 94 minuti la squadra è meritata alla grande. Non soltanto però la partita di questa sera, questo è il coronamento poi di un grande percorso che avete fatto all'inizio stagione per quanto riguarda ovviamente il campionato. Sì, devo dire che in tutto, se non mi ricordo bene, però comunque comprese le 5 partite di playoff, che non sono poche, abbiamo perso solo una volta, quindi, e non abbiamo mai pareggiato. Quindi credo che alle ragazze non si possa dire niente, anzi, solo fargli dei grandi complimenti, perché comunque mi hanno sopportato per tutto l'anno e non è facile, non è facile, però alla fine ce l'abbiamo fatta e partire da favoriti non è mai facile, non è mai facile perché comunque tutti ti aspettano, giustamente che sia così, è giusto che sia così, però siamo riusciti a compiere questa impresa. Qual è la soddisfazione di aver giocato davanti a un pubblico così numeroso qui al Morino di Savigliano? Ovviamente c'era rappresentanza di ambo le parti per quanto riguarda il tifo, però in una serata così dove c'era oltretutto un bellissimo derby cuneese, credo che sia una festa meritata, no? Credo di sì, credo che il pubblico è stato un pubblico per la categoria delle grandissime occasioni. Sono contento anche perché comunque credo si sia vista una discreta partita per quello che possono essere le finali, perché comunque le finali c'è tensione, ci sono tante componenti più psicologiche che tecnico-tattiche, che ci sono in ballo queste componenti qua. Quindi, però è bellissimo giocare davanti a tanto pubblico. Qualche ragazza non è stata abituata, non era abituata, quindi sì, un pochettino, soprattutto nei primi minuti, si è visto, poi con l'andare del tempo si sono sciolte. Adesso la testa ovviamente è alla fase nazionale della Coppa Italia. Sì, la testa è lì, andremo per cercare di fare bene, però devo dire che godiamoci questo momento perché non è che possiamo sempre rincorrere un obiettivo nuovo, anche se, ripeto, andiamo a Genova domenica, consapevoli di fare una buona partita. Poi quello che ne verrà fuori, ne verrà fuori. Oggi stasera abbiamo speso tanto su un campo bellissimo, ma comunque pesante, nel senso che essendo abituate a giocare sul sintetico abbiamo speso di più, manca poco tempo per recuperare, però noi andiamo a Genova sicuramente per fare bene. Ultimissima cosa, questa promozione ovviamente è il primo mattoncino per poi costruire una grande stagione che è poi la 22-23, no? Certo, però dovevamo partire di qua, abbiamo fatto un grande percorso e speriamo che fra 9 mesi, 10 mesi, non so, 12 mesi, di fare un'altra festa. Sarà più complicato, sarà difficile. Pensiamo a finire bene questa stagione, poi ci siederemo a tavolino e progetteremo il futuro.